Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, l'argomento che oggi andremo a trattare sarà la differenza tra un'amicizia vera e una fasulla. C'è il detto che dice che chi trova un amico trova un tesoro, però giustamente ci sono quelle amicizie proprio da evitare come la peste. Come la peste perché vi succhiano, diciamo, soltanto energia, vi fanno perdere tempo e tutto. Io ci sono passata, però io penso che in realtà ognuno di noi ci è passato, perché tutti abbiamo avuto almeno una fregatura nella vita. Quindi adesso vi andrò, diciamo, di illustrare dei punti per riconoscere una vera amica da una falsa amica, o anche un vero amico o un falso amico, cioè indifferente, diciamo così. Primo punto. Un vero amico o una vera amica ti frequenta tutte le volte che può. Cioè non si inventa delle scuse per non venire oppure viene soltanto quando si deve guadagnare qualcosa o altro. Cioè un vero amico o una vera amica è sempre presente, sempre. Il secondo punto se si confida con te. Cioè per esempio, non so se voi ci siete passate, però mettiamo che c'è una persona che voi considerate amica, una ragazza che voi considerate amica, questa ragazza si fidanza e non ve lo dice, ma non perché è riservata assolutamente, perché magari il mondo intero, mettiamo, sa che lei ha un ragazzo, voi no. E lo venite a sapere solo quando lei pubblica una foto col suo nuovo ragazzo, mettiamo così. Quando ho detto il mondo intero, in realtà mi stavo riferendo, cioè nel senso le persone che questa ragazza frequenta. Forse ho sbagliato a parlare, però era per farvi capire. Io ci sono passata e guardate, vi posso dire che non è stato per niente bello, per niente bello, pure perché un'amica si dovrebbe confidare con te e dire ci sta questo ragazzo, sa, usciamo insieme e altro. Perché altrimenti tu non mi consideri amica, ma semplice conoscente, quindi lasciamo perdere. Terzo punto, se la vostra amica o il vostro amico vi invita quando dà una festa. Attenzione però, perché se è una festa chiaramente in cui è in famiglia, mi sembra normale che non vi inviti. Però se è una festa in cui ci vanno i suoi amici e voi siete tagliati fuori, io delle domande me le farei al posto vostro, poi fate voi. Un altro punto, se vi fa gli auguri quando fate il compleanno, o se per caso vi diplomate, o trovate un nuovo lavoro, o vi fidanzate, vi sposate, perché un amico o un'amica che si dimentica delle vostre ricorrenze è segno che di voi non importa nulla, quindi meglio lasciarla perdere o lasciarlo perdere. Una vera amica non è invidiosa. Cioè, nel senso che magari un po' di invidia fa parte dell'essere umano, però non è invidiosa. A tal punto che vi va a ledere proprio voi stesse. Tipo, si fa, che ne so, un concorso, mettiamo, di bellezza a cui partecipate. Tipo voi due, dovete partecipare voi due insieme, questa amica invidiosa, mettiamo, della vostra bellezza, vi racconta, facciamo un'ipotesi, che il concorso si fa sabato prossimo, invece era questo sabato, per farvi perdere l'opportunità. Un'amica che fa così, secondo me non è un'amica, ma questo era soltanto un esempio. Se c'è qualcosa, questo è un altro punto, se c'è qualcosa che non va, magari, che in qualche modo può succedere, no? Dei litigi e delle cose, si prende e si chiarisce. Perché un'amica che vi prende, vi blocca senza motivo, poi voi andate a chiedere: ma scusa, perché mi hai bloccato? Perché mi hai tolto l'amicizia? Perché non hai più il mio numero? E quella continua, non ti dà una spiegazione, evidentemente sta prendendo dei pretesti, sono dei pretesti per tagliare l'amicizia che non c'è mai stata. Perché se è vero che è vera amicizia, non è un litigio che fa finire un'amicizia, ma evidentemente forse perché non era vera amicizia. E
L'ultimo punto per vedere se è una vera amica oppure no, o un vero amico uguale. Se per esempio, perché si sa, no, com'è, ci sono sempre delle persone che vogliono parlare male di te, diciamo così, però se c'è questa persona che va a parlare male di te con questa tua amica e questa tua amica decide di tagliare i ponti con te, senza appurare qual è la verità, state certe che non è una vera amica. Perché una vera amica non sta scritto da nessuna parte che per un deficiente che fa così, uno ascolta il deficiente, così con un colpo di dita e basta. Cioè una vera amica, cioè per esempio, facciamo un'ipotesi, ma non è il mio caso, non è il mio caso. Però per fare soltanto un esempio, se io per esempio ho, mettiamo un'amica, no? Mettiamo. Ma non è che posso fare i nomi perché non si possono fare, però mettiamoci questa amica che io so per certo, sicura al 100%, che non si droga, non fa uso di droga. Mi viene un'altra amica, mi dice, guarda che ci sta questa qua che si droga, l'ho vista io. Io prima di darlo per certo vado ad appurare qual è la verità, se sono una vera amica. Se invece poi decido di allontanarla perché quella si droga, allora evidentemente non è un'amica perché cioè, alla fine io che devo fare? Soltanto perché uno mi ha detto così, anche perché giustamente ci sono parecchie persone che si divertono a parlare male degli altri veramente. Proprio per creare questi climi di conflitto. Non so se sono stata abbastanza chiara. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Io spero di portarvi sempre con me nei nuovi video e quindi ci rivediamo alla prossima.